Vai. No, che ci hanno scippato, a noi aretini, hanno scippato un'intera banca, non rapinata con qualche milione, ma ce l'hanno proprio rubata tutta. Chi l'ha rubata? Tutta l'organizzazione che ha steso per terra la banca. Lei pensi a quelli che hanno avuto i mutui dalla banca e che non l'hanno restituiti. Ah, io guardi, non avevo niente in Banca Etruria, quindi ho seguito la cosa e basta così sui giornali. Si è fatto un'idea anche di quello che può essere lo sfondo politico che ci può essere dietro a questa vicenda? Senz'altro c'è anche lo sfondo politico, senz'altro è stata affossata per motivi politici, questo di sicuro, non voglio dire altro. Ha letto le dichiarazioni di Vegas che diceva che si è incontrato con il ministro Boschi all'epoca? Ho letto. Però qui non ho un'opinione precisa, perché bisogna sempre sentire due campane, bisogna sempre sentire la Boschi da una parte e quello che dicono dall'altra parte. Finché non è stato stabilito e chiarito tutto quanto per bene, non esprimo un'opinione. E qui si lamentano tutti, però chi ha perso i soldi, secondo me, sono quelli che hanno fatto prima la speculazione. Non è che voglia riprendere la banca, ci mancherebbe altro. Però è come, secondo il mio punto di vista, il mio modo di pensare, questa gente ha giocato come giocare in borsa e hanno perso. Non l'ho seguita perché mi fanno rabbia e allora smetto di guardare queste cose dalla televisione.